spavento per la ballerina ed ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer in carriera. Ennesima disavventura per Sabrina Ghio. L'ex ballerina di Amici è svenuta durante un evento a Milano, al quale erano presenti numerosi personaggi famosi tra cui Belen Rodriguez. La Ghio si stava godendo la serata in pace e tranquillità quando ad un certo punto ha accusato un malessere ed è svenuta. È stata la stessa Ghio a raccontarlo su Instagram, dove è tra le influencer più seguite e apprezzate. Dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po' di Milano. Invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate. Sabrina Ghio ha poi spiegato che il malessere è scaturito dalle cure che sta facendo in questo periodo. L'ex tronista di Uomini e Donne si è sottoposta ad un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Sabrina ha rivelato che sta assumendo due farmaci molto forti che hanno effetti sul suo corpo. La 36enne ha confidato che mentre stava chiacchierando con altri presenti all'evento ha iniziato a sentire delle strane vampate. Sabrina si è così seduta facendo finta di niente, ma la situazione è peggiorata, ha iniziato prima a sudare tantissimo e poi è cominciato a vedere nero. Infine è svenuta ed è stata prontamente soccorsa da un'equipe medica. Oggi la Ghio si sente meglio anche se è scossa da quello che è accaduto. In questo periodo Sabrina Ghio deve fare i conti con la malattia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto subire un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Nelle prossime settimane la Ghio si sottoporrà a una nuova visita per capire se l'operazione ha dato gli esiti sperati. Sabrina Ghio, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, ha fatto una raccomandazione importante ai suoi follower: fare molta prevenzione, fare visite e non essere pigri, perché lei è riuscita a scoprire tutto subito facendo dei controlli di routine. Nel frattempo Sabrina Ghio ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Carlo, con il quale vive da qualche tempo a Roma con la figlia Penelope, nata da un precedente rapporto. Sabrina e Carlo, che si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune, fanno coppia fissa dal 2019.